Ciao a tutti, io sono Bruno, questo è Occhio al Mondo e oggi vediamo un po' quella storia che è la sicurezza su internet in generale, qual è il problema, che ve la sto scassando da più o meno un mese ormai con la storia di cosa è sicuro e cosa no, e il messaggio è sempre lo stesso. Nulla è sicuro come sembra. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Cos'è questo internet di cui tutti parlano tanto e che ci preoccupa che le informazioni più sensibili ci passino dentro? È fondamentalmente un passaparola. Un passaparola però tra antenne, tra supercomputer e altre cose, così. Questo già ci dà un'idea di come tutti siano connessi e quindi a uno viene da chiedersi: ma come che passano le informazioni tra tutti? Giusto per avere un minimo di chiarezza, approfondiamo l'esempio del passaparola. Siamo in un gruppo, in una classe dove tu devi non farti beccare dalla prof mentre passi un bigliettino al tuo amico. Quindi ti viene la brillante idea di fare un bigliettino, chiuderlo in quattro e scriverci dentro Maurizio. No, e scriverci sopra Maurizio, così che Maurizio lo apre e... Però Maurizio è dall'altra parte della classe, quindi che fai? Lo passi a quello a fianco a te, che lo passa a quello a fianco, 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 e alla fine Maurizio arriverà a possedere questo biglietto, lo aprirà e dentro c'è scritto T.O.fregato. Ok, se fate una roba così non siete delle brave persone. Ma il punto è che l'internet funziona un po' uguale, solo che i compagni sono dei grandi computeroni, sono dei servizi che forniscono comunicazione. Questo implica che potenzialmente potrebbero aprirlo quel bigliettino. E questo, come capite, è una roba che crea problemi. Per questo è nato il HTTPS con l'SSL di sottofondo, che ho già accennato in un video precedente che, se volete, vi lascio in descrizione, perché lì ne parlo in modo più approfondito. Siete nella stessa classe, ma ci sono compagni nuovi. Voi non sapete chi è Mauro, perché non è più Mauro ma è Pierluigi, e dovete dire a Pierluigi che avete sentito l'insegnante che vuole interrogare. Quindi scrivete il biglietto, chiudete a metà e dite: ok, bene, mandalo a Pierluigi. Lo mandi al vicino, che lo passa al vicino, che però non sa chi è Pierluigi. E quindi chiede a quello dopo: ehi, sei tu Pierluigi? E lui gli risponde: certo, sono proprio io Pierluigi. Ok, tieni il biglietto. Ma in realtà lui non è Pierluigi, lui è Maurizio. Ma tutti si sono fidati. Questo è il grande problema della rete. La fiducia. Breve premessa. Io non entrerò nel tecnico specifico su come funziona e come no, perché è una sofisticazione inutile. Dirò solamente che ci sono tanti protocolli che basta che qualcuno faccia finta di essere qualcun altro e loro non gliene frega niente, gli danno le informazioni. A livello teorico, tutti possono vedere tutto. A livello pratico si è cercato programmaticamente di gestire queste eccezioni, sofisticando sempre di più la comunicazione, sia per sapere se ti è arrivato effettivamente il biglietto, sia per sapere che tu sia veramente Maurizio, Piero, quello che sto cercando, sia che ti sia arrivato tutto il biglietto. Ma resta il problema che tu puoi dirmi: sì, ho ricevuto il biglietto perché io sono Piero, e in realtà tu sei Maurizio di prima, mi sono confuso con i nomi, e hai ricevuto il biglietto, ma io sono convinto di averlo dato a Piero, e tutti tranquilli. Visto che c'è questo passaparola, tu hai ben pensato di fare in modo che tu e Maurizio possiate parlare tramite quel bigliettino senza che nessuno riesca a capire quello che c'è scritto dentro, anche se prova ad aprirlo. E questo è forse una delle più grandi invenzioni per quanto concerne la sicurezza che sia mai stata inventata. Certo, come ogni algoritmo di cifratura, ha delle singolarità, ma sono talmente tanto infinitesimali, e poi con tutte queste sofisticazioni
è ancora più difficile arrivare a trovarle, che sono quasi trascurabili da un punto di vista statistico. È meglio una porta di legno che puoi buttare giù con un pugno o una porta di ferro che ti serve per forza la fiamma ossidrica di un certo livello? Settimana scorsa dicevo che le VPN sono un tubo, ma comunque utilizzano quelle linee su cui passano gli altri, solo che sono così tanto sofisticate le tecnologie che nessuno riesce a vederci dentro. E quello che vorrei che tutti noi capissimo è che definire internet come un posto magico dove tutto è anonimo, dove nessuno sa niente, dove è effimero, ecco, è una vaccata assurda. Tutto è rintracciabile, qualsiasi cosa noi facciamo passa per tutto il mondo, noi non siamo più liberi di fare quello che vogliamo senza che qualcuno ci scopra. Vi è mai capitato che qualcuno vi dicesse io uso la modalità in incognito così che nessuno mi vede? Sì, ma il fatto è che non ti vede il tuo browser. Ma internet lo sa cosa fai? Internet è il vecchio vicino di casa che guarda tutti i ragazzetti parlare tra di loro e sente le loro conversazioni. Certo, a volte non le capisce perché hanno uno slang particolare. Però comunque lui c'è, è lì. Ok, in realtà l'esempio del vecchietto non si addice a pieno proprio perché internet fa da tramite, ma quello che volevo dire è che è proprio come un vecchietto che ascolta tutto. Sta per uscire un documentario su Netflix dove si parla di Cambridge Analytica, dove si parla di altre cose, tipo che ormai siamo tutti tracciati, e seppur il trailer, per quello che ho visto, è molto catastrofico, non dice cose false, anche perché i dati sono un'industria, sono una merce di scambio notevole. Questo a noi utenti finali poco importa perché ci sono queste sofisticazioni. Però rendiamoci conto che tutte le nostre informazioni passano su internet. Ovunque. Perché passa a tutta la classe. Perché io voglio che arrivi a Mauro, ma non so dove è seduto Mauro. E quindi i vari compagni dicono: sono io Mauro? No, passa oltre. Quindi se non è criptato, io sono in mano al mondo intero. A livello di sicurezza, infatti, molti siti si muovono in quella direzione e fanno tantissime altre cose che è difficile da spiegare senza entrare nel tecnico. Vi basti sapere che se il vostro browser vi dice: "Wey, non entrare su questo sito, non è sicuro, per favore non entrarci, per favore non fare un altro passo", forse vi converrebbe non fare un altro passo. Soprattutto perché non ve lo dice con tutti i siti non sicuri, ma solo con i siti non sicuri con cui ha avuto brutte esperienze. È come se tu provassi a chiedere a Maurizio una pagina del suo libro e tutti ti dicono: no, ferma, Maurizio nella pagina dei suoi libri ci spalma lo sterco, quindi non farlo, ti prego, ti rovini tutta la maglia, ti sporchi. E tu: ok, chiediamolo a Luca. E Luca ti ridà la fotocopia rilegata, tutta bella, fantastica. Questo era quello che avevo da dirvi per oggi. Non è stato qualcosa di tremendamente specifico, ma più generico, perché comunque il tema della sicurezza è pieno di sofisticazioni. È una cosa che, giusto così, per fare figo al bar, è bello sapere. Noi ci vediamo mercoledì, dove parleremo di Adblock e se sia o meno utile, etico, morale usarlo. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.